rimane in piedi il tema del rapporto tra crescita e austerity. E noi vogliamo che finalmente l'Europa torni ad essere la casa dello sviluppo e non la casa delle statistiche. A me fa male vedere un pensionato che fuori dalla sua banca piange, come abbiamo visto nelle immagini di questi giorni. Quindi le sofferenze dei nostri concittadini europei di passaporto greco stanno a cuore a tutti noi. Ma questa è la posizione dell'Italia. La vera questione non si risolverà domenica con la Grecia o con sabato all'Eurosummit. Finché l'Europa non avrà il coraggio di dire che c'è bisogno di una discussione in più sulla crescita e una in meno sull'austerity, di un investimento in più sull'Europa dei valori e non soltanto l'Europa dei quattrini,